Ciao a tutti, oggi vi spiego come colorare un'ombra in un disegno, soprattutto se rappresentiamo un paesaggio o un soggetto ambientato all'esterno. Molti di noi pensano che per realizzare un'ombra serva per forza il nero o il grigio, ma non è così. Per realizzare un'ombra che rispecchi il più possibile la realtà, dobbiamo utilizzare il blu e il colore complementare del soggetto che stiamo rappresentando. Per chi non sapesse cos'è il colore complementare, è quello che nella scala dei colori si trova al lato opposto. Quindi se noi abbiamo un soggetto giallo, il suo complementare sarà il viola. Perché andiamo ad aggiungere il blu nell'ombra? Perché in natura la luce che ci circonda è blu. Se noi prendiamo in mano una fotografia scattata sulla neve, ci accorgeremo che l'ombra che si è creata non sarà né nera né grigia, ma blu. Vi ho fatto tre esempi di tre colori diversi, queste tre palline, e ora andremo a creare insieme l'ombra e vi spiegherò nel dettaglio come si fa. Iniziamo a realizzare l'ombra sulla pallina rossa. Sappiamo che il suo colore complementare è il verde, quindi andremo ad aggiungere una piccola percentuale di blu e una parte di verde. E la nostra sfera rossa è pronta. Adesso passiamo a quella verde. Sappiamo che il suo complementare è rosso, quindi facciamo il procedimento inverso che abbiamo fatto per la sfera rossa. Aggiungiamo comunque una parte di blu e sempre del verde. Anche la nostra sfera verde è completa. Ora passiamo a quella arancio. Sappiamo che il suo colore complementare è il blu, quindi in questo caso andremo a utilizzare solo il blu e l'arancio. Le sfere sono finite, possiamo vedere che l'ombra ha un effetto naturale. Spero vi sia piaciuto e sia stato utile. Alla prossima!